a drop in the ocean. Ragazzi, bentornati qui sul mio canale, sono ArgaMer97 e quest'oggi siamo qui tornati su un nuovo episodio fantastico di MotoGP 2017. Raga, quest'oggi siamo al circuito di Barcelona, di Catalunya. Sì, se non sbaglio, sì, ok, sì, siamo a Catalunya, quindi a Barcelona. Allora, siamo a 10-11 gare dalla fine di questo moto mondiale della Moto3. Quindi raga, io volevo lanciarvi una sfida. Vediamo se voi l'accettate e se riusciamo a farla. Se questo video raggiunge i 15 like la prossima settimana, quindi lunedì prossimo alle ore 14 qui sul mio canale, avrete, udite udite, sentite bene, avrete due gare dentro lo stesso episodio di MotoGP. Raga, io la sfida ve l'ho lanciata. Adesso spetta a voi se prenderla in considerazione oppure no. Faccio questo perché comunque vedo che comunque questa serie vi piace e quindi vorrei arrivare anche il più presto possibile a giocare con la MotoGP. Allora raga, ho dovuto riavviare la sessione delle qualifiche. Infatti eccoci qua, adesso come state vedendo siamo ripartiti da questo punto qui. Questo qui per il semplice fatto che prima non mi correva la moto, quindi non so se era un problema di joystick, perché sapete che ho uno dei due joystick è rotto, e nel senso è rotto il pulsante quello dietro dell'accelerazione. Quindi è possibile che magari ho sbagliato joystick, ho preso quell'altro. Comunque, no problem, ho cambiato il joystick adesso. Ripartiamo più cattivi che mai, più decisi che mai, sperando che questo qua joystick è giusto, perché se mi si è rotto pure quest'altro joystick, raga, siamo belli incasinati. Comunque si cammina qui sul rettilineo. Allora, da quanto ho visto, come stavo dicendo anche prima, poi non so se ve l'ho tagliato, hanno cambiato la pista di Barcellona, nel senso hanno tagliato delle traiettorie di curva e hanno stretto le curve, hanno fatto delle curve più strette lungo l'ultimo tragitto di pista. Casco rosso, ma vabbè, non c'è da guardarlo perché comunque non ho mandato avanti il tempo per vedere gli altri a che tempo girano. Comunque più o meno è un 2 minuti e qualcosa sul giro veloce della pista. Quindi se siamo sopra i 2 minuti di certo non possiamo prendere la pole. Vai così, la buttiamo dentro. Riapriamo qui sul rettilineo. Frena adesso. Ok. Raga, le qualifiche sono due. Nel senso comunque più ci avviciniamo verso la fine del campionato e più diventa sempre più difficile, perché il computer diventa più veloce, però ce la mettiamo sempre tutta noi. Allora qui la buttiamo dentro. Vorrei provare a staccare un pochino più tardi, perché sulla pista qua di Barcellona si può staccare molto più tardi. Tipo qui possiamo frenare proprio al cartello 100. Appena passiamo sotto al cartello 100, lì cominciamo a frenare. Questa qui è un accorgimento che mi devo ricordare solamente in gara, perché ci serve per prendere più gap dai nostri avversari. Ok. Qui vabbè raga, qui raga, concedetemi un rewind. Qui la sono andata a prendere un po' troppo forte. L'ho detto, nelle qualifiche ci servono per... Che è successo? Ok. E raga, purtroppo abbiamo rovinato la qualifica con questo qui, perché sennò avevamo preso la pole. Ve lo dico proprio così, sinceramente, raga. Se noi avevamo fatto giusto l'ultima curva, avevamo preso la pole. E invece qui siamo un secondo, due secondi sotto. Vediamo un po', torniamo ai box. Mandiamo avanti il tempo, vediamo un pochino, qualifica, mandiamo avanti il tempo. No, raga, siamo cascati 14esimi. 2 minuti, raga, se avevamo fatto bene l'ultima... Vabbè raga, io mi accontento del 14esimo posto. Va bene così, raga. Abbiamo sbagliato, abbiamo deciso di utilizzare rewind, quindi va benissimo così. Accettiamo questo 14esimo posto, daremo tutto e di più dopo in gara. Raga, l'ho detto, il problema nostro è stato all'ultima curva, perché se noi non sbagliavamo l'ultima curva abbiamo preso la prima posizione nelle qualifiche. Purtroppo ci è costato quei 2 secondi che abbiamo perso
lì ci sono costati veramente 14 posizioni. Va bene così, va bene così, ragazzuoli. Siamo pronti per la gara. Sperando che qua carica, ovviamente. Vi ricordo la sfida. Se questo video raggiunge i 15 like, il prossimo video sarà con due gare. Quindi mi raccomando, ragazzuoli. Allora, sì, scendi in pista. Siamo pronti a scendere in pista, raga. Siamo pronti. Mir parte primo, Martin. E noi siamo 14esimi. Partiamo in prima. Raga, concentrazione. Si parte così. Loro sono molto veloci su questa pista, a quanto pare, Ok. Ah, loro camminano. Loro camminano. Allora, qui mi do un filo dentro. Freno dopo, raga, non mi frega niente, raga, non mi frega niente. Ho frenato, no, dopo, di più. Ho frenato troppo dopo, però. Guarda. Oh, mamma mia, raga, che impicci. Oddio, raga, lo sto per uccidere. Ah, Mirra, te di levà. Mirra, te di levà, perché qui sono on fire. On fire, signori. Alla che era on fire. Oddio. Li affianca, li passa. Chiude la curva e se ne va, signori. Mamma mia. Abbiamo recuperato 14 posizioni. Così. Come bere un bicchiere d'acqua, proprio. Ok. L'abbiamo frenata molto bene qui. Loro sono dietro, a quanto pare. Sì, loro sono molto dietro. Qui la freniamo ancora un po'. Ok. Intanto Mirra ha superato Canet dietro. Okay. Questa qui dovrebbe essere la curva che dobbiamo frenare sotto i 100. Sotto al cartello dei 100 dobbiamo andare a frenare. Infatti è questa qui. Cartello dei 100 e buttiamo il freno. Ok. Ok. Più o meno la strategia che ho deciso di attuare più o meno va bene. Però magari se freniamo un secondino prima del cartello dei 100, forse riusciamo a impostarla meglio in uscita, quella curva. Attenzione a questa qui di curva. Questa qui è, raga, vabbè, ok. Va bene. Quella lì era la curva che abbiamo sbagliato in qualifica. Ma va bene così. Raga, va assolutamente bene così. L'abbiamo presa un pochino più lenta. Però va bene così, ce la stiamo imparando piano piano. Intanto abbiamo fatto anche il giro veloce. Giro veloce nostro. 2 minuti e 4 secondi e 145 millesimi, decimi, non lo so. Raga, qua sono andato lungo. Raga, qui ho sbagliato completamente la curva. Vanno a vedere tempo, ho sbagliato la curva, però vabbè. Siamo rientrati, niente penalizzazione per noi, per fortuna. Ok. Ok. Loro ci sono, raga, attenzione perché. Ma che è? Perché la moto non mi frena più adesso? Con calma. Con calma. Ale, con calma. Ragiona. Imposta queste curve come Cristo comanda. Ok. Raga, preferisco accorciare di più sulle curve. Nel senso frenare un pochino di più. Però poter uscire con maggior potenza poi dopo sui rettilini. Ok. Raga, guardate la gomma dietro che si sta usurando tantissimo. E cartello dice ok. Troppo, troppo, raga, sono tipo troppo lungo. Troppo lungo, questa qui l'ho sbagliata da impostazione. L'ho detto, queste ultime curve prima del rettilineo finale sono complicate da riuscire a impostare. Perché se sbagli un secondino dopo, cioè se freni un secondino dopo o un secondino prima, hai buttato al vento tutta la curva. Ok. Sono riuscito più o meno a riprenderla in mano sta quella curva. Bello così, bello così. Siamo riusciti a riprendere in mano il distacco che avevamo prima. Però loro sono comunque dietro, raga. Sono comunque dietro a noi, non mollano. Non mollano Canet e Mir, non mollano assolutamente.
sperando che la gomma dietro non ci abbandoni. Speriamo veramente tanto che non ci abbandoni la gomma dietro. Occhio. Vai. Vai, ok. L'abbiamo ripresa. E adesso dritti. Qui. Ok, l'ho presa un pochino più larga, però l'ho detto, raga. Preferisco magari frenare un pochino dopo o un pochino prima, poi dipende anche a seconda della curva, però riuscire a uscire con maggior potenza e velocità dopo nei rettilini. Ma intanto dietro se non dà fastidio tra di loro, e a noi va benissimo così. No, perché questi errori? Perché questi errori? Guardate, sto un po' in silenzio in alcuni tratti, è perché sta pista serve veramente tanta concentrazione. Adesso è qui, raga. Il pezzo finale, le ultime curve. Mamma mia, raga, come l'ho presa! No, raga, l'ho tenuta in una maniera che non lo so. Non lo so veramente, raga. L'ho tenuta in una maniera che non lo so neanche io come ho fatto. Mi stava a vibrare tutto il joystick, raga. Stavo quasi per cascare per terra. Ok, la prendiamo qui. L'andata con Mariano, raga, cioè, ci sta quasi per abbandonare. Speriamo non ci abbandona proprio adesso, perché è finita la gara. Ultima curva. Dopo questa curva c'è il rettilineo finale. Dopo questa curva c'è il rettilineo finale. E la va a vincere. E la va a vincere, signori. E la va a vincere con un brivido nel finale. Brivido nel finale, ma c'è la vittoria, signori. Brivido nel finale, ma c'è la vittoria per noi. Vittoria meritata, vittoria sofferta, ma soprattutto vittoria meritata. Siamo primi, siamo a 59 punti di distacco dal secondo per la classifica piloti, quindi non è assolutamente male. Tanto si festeggia qui sul podio, signori, sì, primi, tutti a festeggiare insieme a Tale Gamer, signori, sì, primi noi. Vediamo adesso cosa ci dice, nuovo pilota sbloccato, Max Biaggi del 2005, ottimo, regà. Vince una gara della Moto 3, ok. Ci ha dato punti roba varia, vediamo se ci inviano qualche mail, se ci dicono qualcosa. E poi ok, non ci hanno detto niente. Allora, che sorry. Io direi che la gara è finita. Però direi che il video oggi può finire qua. Io vi ricordo di lasciare un pollice in su se la gara vi è piaciuta con questo brivido nel finale. Ragazzoli, la sfida è lanciata. Se questo video raggiunge 15 like, il prossimo episodio, ovvero lunedì prossimo alle ore 14 qui sul mio canale, ci sarà un video dove ci saranno due gare, appunto, del Moto Mondiale e della Moto 3. Ragazzi, tanti bravi in su, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, passate il link sotto in descrizione, pagina Facebook e Sun Gaming, e seguitemi su Instagram, mi raccomando, ve lo lascio qui sotto in descrizione per foto, video, inediti e soprattutto per le dirette, perché su Instagram le dirette se tagliamo delle risate. Noi ci vedremo con un prossimo video. Bella, regà!